Ciao amici di Roma Ora, da questa prospettiva straordinaria del Colosseo. Ciao a tutti ragazzi, ciao Andrea. Guardate che meraviglia, da un lato il Colosseo, da questo lato invece l'Arco di Costantino. Girando, girando, girando. Eccoci qua, controsole. Via Sacra. Arco di Titus in cima. Ingresso dei Fori Romani. Allora sì, ingresso dei Fori Imperiali, vedete la gente, tanta gente, ma noi oggi siamo qui per mostrarvi un'altra cosa. Noi arriveremo fino in fondo, su in cima, per mostrarvi cosa si trova appunto alla fine di questa salita. Che non tutti proseguono in effetti. Tanto la bellissima esperienza di camminare qui su una delle strade romane più importanti, più belle. Da questo lato i resti del Tempio di Venere e Roma. Vedete qua, c'è l'ingresso proprio del Foro Romano del Palatino. Stiamo salendo sul Palatino. Ma noi ce ne andiamo qua a sinistra per via di San Bonaventura. Chissà perché via di San Bonaventura. E come vedete i turisti si riducono, si diradano. Ce ne sono, però molti meno di quelli che vediamo infilarsi nel Foro Romano. Qui iniziano già gli scorci magici, guardate questo incastro tra la facciata di Santa Francesca Romana, l'Arco di Tito, il campanile della Basilica. Ve l'aspettavate tutta questa salita, tutta questa strada, questo percorso? Vedete, di qua si può sempre spiare il Foro Romano sul Palatino. Ma noi adesso ci ripariamo in questa stradina deliziosa, verde. Guardate come subito cambia anche il clima. Bellissima da fare anche in autunno per il suo foliage. Allora, prima di arrivare alla nostra meta, una prima tappa. Un'altra chiesa. La chiesa di San Sebastiano al Palatino. E qualcuno... Perché questo luogo è molto legato alla storia, al martirio di San Sebastiano. E certamente qualcuno potrebbe confondersi, è arrivato qua e dice, ah, sarà questa San Bonaventura. Eccolo là invece, inconfondibile, San Sebastiano con il suo martirio. Entriamo nella chiesa di San Sebastiano al Palatino, ma diamo solo uno sguardo veloce perché le sorelle sono in preghiera. Dietro questa tenda. Usciamo dalla deliziosa chiesa di San Sebastiano al Palatino per proseguire e andare a vedere un'altra meraviglia. La chiesa che dà il nome a questa strada, a questa via. Via di San Bonaventura. Vedete, si continua a salire perché siamo appunto sul Palatino, immersi tra le antichità romane e i fori, che per lo più ormai sono alle nostre spalle. E guardate, vediamo, ecco qua, da qui inizia anche una deliziosa via crucis, vedete queste piccole cappelline, piccoli altarini con dentro le varie stazioni della Via Crucis. E qui, come dico sempre, perché amo ripetermi, non sembra di essere a Roma, sembra la chiesa di un paese, una chiesa di mare anche un po'. Guardate, guardate un po',
prima un attimo ci sbirciamo come al solito il Palatino. Ennesimo affaccio sulla Roma antica. Per la parte c'è il Circo Massimo, praticamente. Quello è proprio il Palatino, il palazzo. Ed eccolo qui, il nostro San Bonaventura. Che ci accoglie seraficamente. Eccola qua. Date la grazia di questa chiesetta. Guardate lì su il piccolo campanile della chiesa di San Bonaventura e qui ancora una volta la sua graziosa facciata. E ragazzi, Marco ha ragione, non sembra per niente di stare a Roma, ma sentite anche la tranquillità, la pace di questo luogo. Siamo in un punto molto trafficato perché qua dietro c'è il Colosseo dove comunque girano ancora intorno le macchine, gli auto. Diciamo sempre il cuore di Roma, il centro di Roma, ma mi sa che questo è veramente il centro di Roma, sì, il cuore della città. L'antica Roma. E qua dietro sembra veramente che, non so, a me mi sembra che ci sia il mare. Incredibile, sì. Cosa possiamo dirci ancora, amici? Questa, come sempre, è Roma ora. Roma mentre accade.